Comunque, Kyobak ha sistemato tutto quanto, piccola pesca. Una volta arrivato, ha trovato il modo di farci passare tutti quanti. Questo non sarà troppo spaventoso, eh? No, va bene. Continua. Sei sicuro? Boss fight finale? Davvero? Sì, dai. Va bene. Allora, dopo avercela fatta, Kyobak ha pensato a un modo per farci superare il ponte. Un modo leggermente spaventoso. Oh, cavolo. Anche perché, scusami, in realtà non c'è niente di spaventoso. C'era anche lei, era piccolissima, ma c'era anche lei. Voi datevi una mossa. Io penserò a Rudy. Ho un conto in sospeso con quel lucertolone. Battaglia finale. Oh no, sono stato a magnà. Sì, va bene. Come la gestiamo questa battaglia? La madre. Combattimento finale fra dinosauri giganti. Devo aiutare la mamma dinosauro? Devo menare Rudy a fucilate? Ok, aiuta mamma Dino a sconfiggere Rudy. Ma devo... Sto arrivando, mamma! Allora, lì c'è un cristallo, come... Ok, perfetto. Ok, no. Non so se ho fatto la cosa giusta, non so se era da fare così. Nel caso faccio un attimo un pelo più di attenzione. Calmi un attimo, dove sono io? Calmi tutti. Vai pianino. Allora, qua lui cade da solo. Credo di non doverla fare così. Ok, no, finché in realtà non devo fare nulla di strano. Ok, no, Rudy non si combatte così, quindi in realtà mi sa che noi dobbiamo fare il giro per lungo, vero? Anche perché là c'è anche il secondo cristallo. Allora, finché non devo fare attenzione alla salute di mamma dinosauro, io vado tranquillo. E sì, scivola da solo. Però io sono testardo, ti giuro che so che posso farlo. Io so per certo che questa cosa la posso fare. Ok, cristallo preso. Non so esatto se potevo. L'ho preso lo stesso. Quindi esatto, ho già preso l'ultimo cristallo prima ancora di prendere gli altri. Dunque, cosa dobbiamo fare? A parte che Rudy sembra più un coccodrillo. Cosa devo fare? Sparare i fiori? Approntami, fiocco di neve. Bastardo. Cosa devo fare? Ah! Uno di meno! Sì, ma quanto ci vuole per farli cadere? Scusami un attimo. Io solo i missili posso usare? Sì, peccato. Allora, aver preso il bonus dei proiettili è stata una grande idea. Con la mia frusta riuscirei a far cadere quelle rocce? Sì, direi di sì. Quindi la prima è andata. Possiamo proseguire. Ma onesto, siamo sicuri che io non devo camminare di là da solo? Cioè, io vabbè, per adesso proseguo. Poi vediamo. Ma a parte che lo ripeto, Buck fa dei salti un filo esagerati. Là c'è un altro cristallo. Sì, dai, di sicuro ho rotto il gioco prima. Dai, ti levi? Ma ti levi? Ok, primo giro di fiori andato. Grazie. Ma ti levi? Secondo giro andato, anche questo fatto. Attenzione mamma dinosaura, non farti colpire tu. Secondo me la battaglia finale è easy. Cioè non c'è grande difficoltà, onesto. Se non fosse che Bug sbaglia i salti. Ma comunque quelli sono dettagli. Quindi vai fino in fondo. Vai, salta, salta. Ok. Attenta mamma.
dovremmo essere, esatto, arrivati. Quindi grazie dell'ultimo cristallo, grazie dei missili. Credo che dopo di questa... No, levati Rudy. Rudy, ti sparo in culo, eh. Capiamoci che va bene tutto, ma non sono così simpatico, eh. Ecco, fatto. Adesso riappare su. Tanto non ci raggiunge qua, voglio dire. Bravo, bravo. Ancora? Bravo, bravo. Per l'ultima volta adesso ti becchi una sassata in testa. Eccotela qua. Adesso cade di sotto nella pece, dove morirà tragicamente. Sì, noi prima abbiamo rotto veramente il percorso, mi sa. Aspetta. Ah no, non è riapparso. Stavo dicendo, dammelo un secondo per sicurezza. Va bene. Quindi andiamoci a prendere di nuovo il missile. Grazie. In realtà non credo ci servisse, però. Dai. Basta? Togliti un po'. Mi sa che in questa parte dobbiamo rifarci tutto il percorso per far cadere, oh no, quello finale. Meno male. Dai. L'hai finito? Ancora? Ancora uno? Bravo, bravo. Tanto mamma dinosauro ci guarda. Ok, è il primo. È andato. No, ma tanto l'importante è che lui rimanga lì. Quindi, voglio dire... Oh, io comunque, lo ripeto, sarò stato testardo prima, ma alla fine ce l'ho fatta esattamente come volevo io, se non fosse che lui si è incastrato. Ripeto, ho ottenuto il cristallo esattamente nel modo in cui volevo io, quindi a modo mio ho vinto. Questo posto sta per crollare. Sì, se tu salti però mi fai un piacere. Vai. Ecco qua. Questo vuol dire che proprio non puoi più tornare in... Anzi, aspetta, visto che i proiettili ce l'abbiamo. Ora lui ci cerca di mordere. Tac, tac. Basta? Tac, tac. Ok, vado a ricaricarmi. Grazie. Uff, per un attimo pensavo di aver preso... il salto nel modo sbagliato, onesto. Pensavo di averlo preso nel modo sbagliato. Lui con sto cazzo di bastoncino messo lì. Vai, 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 vai. Perfetto, salta. 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 Sì, esatto. Perfetto. Ultima zona. Ok, vado a ricaricarmi. Perfetto. Così abbiamo preso anche il tempo giusto in cui lui riappariva. No, ma scusami, ma eri appena apparso. Ancora uno. Bravo. Spero che bastino. Perfetto. Andata. Vittoria. Adesso lo spinge. 3, 2, 1 che gli dà una testata. Sasso gigante in arrivo? No! Ho indovinato. Via! Secondo me era l'ex marito comunque, Rudy. Rudy era l'ex marito. Niente più Rudy. Come sarà la vita senza Rudy? più lunga? Ehi, perché non vieni con noi? Zio Buck. Oh? Sì, suona bene. Mi piace. Forse non sarà così male. Ci sta, bravo. Mamma dinosauro. Rudy! Vivo e vegeto! Io devo... andartene. No, ma come?
Chi ha detto che il destino non può avere le sembianze di un dinosauro? Sai che per un attimo pensavo sarebbe rimasto anche lui, ma sapevo che non sarebbe rimasto. Ma come vivo? È caduto nel catrame. Come fa a essere vivo? E con questo... Questo sarebbe un platino in un gioco moderno. In un gioco moderno avrebbero fatto 5 trofei, ottieni tutti quelli verdi, tutti viola, tutti gialli, tutti rossi, tutti blu, hai ottenuto tutti i cristalli. 6 trofei così regalati. Dai, vediamo se c'è un finale. Mamma dinosauro ci aveva salvato da Rudy. Grazie a lei e a Zio Buck, siamo riusciti a tornare tutti quanti sani e salvi nel mondo di sopra. Questa è la fine. Sai, Diego, mi manca. Sid, dici sul serio? Perché? Ti ha quasi mangiato. Già, per amore. Ma piantala. Tu non puoi capire. Noi mamme dovremmo restare sempre unite. Sid, non sei una mamma. Sei solo invidioso. Notte, piccola pesca. Sì, sogni d'oro. Sì. Ok. Però, allora, io non l'ho ancora visto il terzo film. Mi dispiace però che Buck non sia andato con loro. Poi non so il 4 o le avventure di Buck, appunto, so che c'è questo corto, credo, in cui si parla ancora di lui. E quindi in teoria abbiamo finito il gioco. Gioco completato. Che sfide ci sono? A tempo? No, 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 no. No, 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 no. Mai, mai. Che abbiamo sbloccato tutto di tutto. Forse, esatto, ci mancano i minigiochi. Che quelli però si comprano. Credo che abbiamo sbloccato tutto quanto alla fine. Rudy, quanto mi fa ridere sto nome per un dinosauro, Dio mio. Bene, ragazzi, quindi abbiamo completato il gioco al 100%, perché io le sfide a tempo non esistono per me. Poi onestamente non penso che ci possa sbloccare più di quanto non abbiamo già sbloccato. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per aver seguito anche questa serie. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti.